Amici carissimi, bentrovati ancora una volta in Piazza del Popolo, nella piazza che è centro della città, dove si discute, dove nascono le idee e dove molto spesso ci si confronta. E quest'oggi avremo la possibilità di confrontarci con una carissima amica, nonché collega giornalista. A voi, Maria Teresa Valente. Buonasera Vincenzo, buonasera a tutti. Bene, grazie a Maria Teresa Valente per questa presenza che è davvero molto squisita. Poi, tra l'altro, quando è mio ospite qualche giornalista, perché abbiamo ancora il piacere di definirci giornalisti, io poi sono, come dire, felice, felice due volte. Prima di tutto perché ci si confronta su una professione che, soprattutto a Manfredonia, non potrà mai essere una vera professione. E poi perché si ha la possibilità anche di dialogare, soprattutto parlando di quelli che sono gli argomenti che riguardano la nostra città. È quello che è il mestiere di giornalista in una città come Manfredonia, perché sappiamo benissimo, Maria Teresa, che fare il giornalista a Manfredonia, tra l'altro sottopagati o addirittura non È pagati, un è hobby, molto, ma è molto. soprattutto un hobby più che un mestiere, è un qualcosa che si fa con passione. E infatti, ho cominciato 25 anni fa, quasi. Da 25 anni a questa parte, tanti colleghi si sono fermati, persi, hanno intrapreso altre strade. E hanno accantonato questo hobby, questa passione, perché se non c'è veramente tanta, tanta, tanta passione, non c'è la voglia di andare avanti perché, non c'è un ritorno economico. Quindi è difficile che da noi possa diventare una professione. Io ricordo con piacere quando abbiamo fatto parte anche della stessa squadra con il Corriere del Golfo, per cui anche quello è stato un momento bello. Adesso con chi collabori, Maria Teresa, come giornalista? Allora, io ho ripreso un anno fa a scrivere e mi ha fatto piacere che i post, gli articoli post che pubblicavo su Facebook venissero ripresi dalle testate locali. Quindi si può dire che collabori con diverse testate locali, però in particolar modo con Il Sipontino e con Bon Culture, che è una rivista culturale della Capitanata, molto interessante perché appunto è settoriale, quindi affronta argomenti di attualità, di politica, di cultura. E poi vabbè, Sipontino, Stato Quotidiano e diverse altre testate. Ah, e Molto spesso lo facciamo collaboro, anche noi. queste sono quelle online. Poi collaboro anche con la Gazzetta del Mezzogiorno e per me è un onore. Ho iniziato la collaborazione con la Gazzetta del Mezzogiorno nel 2004. Poi per evitare un conflitto di interesse l'ho interrotta per un po' di anni e ho ripreso l'anno scorso a collaborare con la più longeva testata cartacea della Puglia. Benissimo, beh, questo è anche un titolo di merito, il fatto di avere tante testate che pubblicano i tuoi articoli. Questo significa che i tuoi articoli sono anche molto interessanti, perché lo abbiamo fatto pure noi come Manfredonia TV, spesso abbiamo riportato sulla nostra pagina Facebook e anche sul nostro sito alcuni dei tuoi articoli, soprattutto quelli che riguardano la storia della città, perché ne sono tanti, di articoli da te Sì, io pubblicati sulla storia della città. ti ringrazio Vincenzo e devo dire che a me la storia in generale piace e la storia della mia città mi piace particolarmente e mi appassiona. E poi succede che quando scopro qualcosa di particolare,
voglia di condividerlo con gli altri perché immagino che come possa aver stupito me, possa stupire anche gli altri miei concittadini, perché ci sono tantissime cose di Manfredonia che non conosciamo, tanti aneddoti, ed è bello poter vedere la propria città anche con occhi diversi, magari scoprendo qualcosa di nuovo la si rivede con occhi nuovi, con occhi diversi. Sì, certamente. Io ricordo con particolare passione o anche con particolare attenzione l'articolo che pubblicasti sulla storia dell'altra Manfredonia, quella in Sicilia, nella zona di Sì. Agrigento, dove tra l'altro io c'ero stato e quindi avevo conosciuto proprio quella zona. Sarebbe Musumeli Sì, adesso, sì, che sì. è la vecchia Che per alcuni Manfredonia. anni si è chiamata Manfredonia, sì. Benissimo. Maria Teresa, come nasce questa passione per il giornalismo? Perché a volte, diciamolo, si è portati proprio dalla più tenera età. Sì, io dalle elementari scrivevo tanto. Mi piaceva scrivere, mi piaceva inventare storie, fiabe, racconti. Poi ho continuato alle medie, ho continuato alle superiori, se non che quando mi sono diplomata, mi sono resa conto che non avevo più la possibilità di fare compiti in classe, di poter scrivere. E subito dopo il diploma ho iniziato a collaborare con varie testate della Capitanata, di Manfredonia, quando c'era il Corriere del Golfo, perché sentivo proprio questa esigenza di scrivere e di raccontarmi e raccontare soprattutto quello che vedevo accadere intorno a me. Perché secondo te Manfredonia non offre la possibilità a un appassionato di comunicazione di svolgere, il lavoro che più gli aggrada o che le aggrada? C'è poco spazio per il giornalismo, ma non succede solo a Manfredonia, succede un po' in tutta Italia. Dopotutto, chi può svolgere questo lavoro seriamente e farne una professione vera? È una ristretta cerchia di giornalisti. Quindi succede davvero in tutta Italia così. È una delle cose di cui possiamo dire non succede solo a Manfredonia, Non succede quindi solo a no. Manfredonia, benissimo. Quindi comunque la città offre tante possibilità di interessarsi di quelli che sono i suoi problemi, di quelle che sono le sue attività, però per un giornalista di Manfredonia parlare della propria città, parlare dei problemi della città o anche delle cose belle della città diventa molto spesso solo ed esclusivamente un hobby. Un Della hobby. serie, vuoi fare il giornalista? Utilizzalo come secondo mestiere, però trovati prima di tutto un lavoro. Infatti, È così. Sei è così. stata per tanto tempo, come hai anticipato, componente lo staff del sindaco Riccardi, hai toccato con mano l'apparato burocratico amministrativo della città. Che cosa ti resta di quella esperienza che sicuramente è stata un'esperienza formativa molto importante? Sì, mi resta il fatto di essermi appassionata ad un determinato mondo, che è quello della politica, perché la politica è stare vicino ai cittadini, capire le problematiche che ci sono in una città, cercare di risolverle. E quindi mi resta l'aver capito, apprezzato l'impegno che c'è. Ho avuto la fortuna di stare nella cosiddetta stanza dei bottoni, però mi è rimasto il rammarico di aver anche toccato con mano che chi fa politica, o meglio, coloro che fanno politica, molte volte si nascondono dietro il fatto di fare politica per la città quando invece lo fanno per un tornaconto personale. Allora, ciò che si mette in campo per la città, per il futuro della città, trova degli ostacoli, trova tanti ostacoli. Quindi io sono stata 9 anni in trincea.
perché tutto quello che vedevo proporre per la città veniva automaticamente ostacolato, questa cosa non mi è piaciuta, non mi è piaciuta perché penso che c'era la possibilità di fare tanto. E io osservavo, ero lì tutti i giorni e quindi vedevo la voglia di fare, però al tempo stesso vedevo che non c'era la possibilità, non veniva data la possibilità di fare. Quindi questo non mi è piaciuto. Manfredonia è una città bellissima, è una città che può crescere, però c'è bisogno che si collabori per farla crescere. Io in questi 9 anni non ho visto collaborazione, non ho visto, ho visto tante persone che dicevano di voler far crescere la città, ma ce la mettevano tutta per fare l'esatto contrario. O meglio, a Manfredonia non c'è spirito di squadra nella nostra città. Quindi si lavora e si va avanti solo se si può ricevere qualcosa in cambio, se si può assumere un ruolo, ma se si può fare qualcosa soltanto per la città, davvero per il bene della città, evidentemente non è abbastanza per molti. Beh, una dichiarazione molto forte, tra l'altro in parte la condivido e credo che effettivamente per certi versi sia proprio così. Molto spesso chi decide di fare politica in questa città lo fa, voglio essere crudele, anzitutto per se stesso e poi dopo pensando a quelli che dovrebbero essere gli interessi diffusi, gli interessi collettivi. Per quanto riguarda invece la città, per quanto riguarda Manfredonia, sappiamo che da qualche giorno è stato inaugurato un comitato definito con Manfredonia, comitato civico che ovviamente si interesserà di politica. Il volantino di presentazione parla in questi termini: metti un gruppo di cittadini che non hanno mai rivestito alcun ruolo amministrativo prima d'ora e lo metti a disposizione della città a seguire. Che cosa significa, Maria Teresa? Significa che per fare qualcosa per la città bisogna mettere delle competenze in campo, altrimenti improvvisarsi da un giorno all'altro, come si suol dire, politici. Politica cos'è? Politica è essere al servizio dei cittadini, però per essere al servizio dei cittadini bisogna sapere ciò che si fa. E quindi noi siamo appunto siamo un gruppo di persone, ognuno con delle competenze, ognuno con un suo vissuto, che si mette al servizio dei cittadini. E per questo metti un gruppo di amici, un gruppo No, di ma persone. lo dico Sì. con sincerità, mi piace proprio questo inizio, si vede che c'è la tua firma in questo inizio. Dicevi. Adesso ovviamente noi, il gruppo fondatore è di 4 persone, ma soltanto il gruppo fondatore, poi il movimento già si è ampiamente allargato, è stato costituito ufficialmente il 15 ottobre, però adesso contiamo oltre una cinquantina di iscritti e contiamo di crescere ancora, oltre una cinquantina di quelli ufficiali, quindi che si sono già Poi ci sono gli tesserati. ufficiosi. Poi sì, Un movimento contiamo. che ha come obiettivo quello di costruire una piattaforma partecipativa, diceva Giorgio Gaber, democrazia E e partecipazione, partecipazione. giusto. Infatti, abbiamo creato il gruppo WhatsApp con tutti gli iscritti che man mano poi inseriremo anche tutti gli altri che si aggiungeranno. E la prima cosa che ho scritto nel gruppo: se avete idee, se avete proposte per la città, perché tutti devono poter partecipare a portare avanti, a fare qualcosa di concreto per la città, anche a segnalare problematiche per poter risolvere i problemi della città. Però c'è un paletto, è un movimento che nasce
a sinistra e che si propone di inserirsi in un quadro politico di centrosinistra, alternativo al PD o, se vogliamo, anche in futuro collaborativo con il Partito Democratico, che comunque resta uno dei pilastri del centrosinistra per quel che riguarda la politica locale. Allora, in futuro non so cosa potrà accadere, però di sicuro adesso nasce come alternativa al PD, perché il PD, che è l'unico grande partito a Manfredonia del centro-sinistra, si è chiuso in se stesso. È un partito per pochi intimi, oserei dire, dove ci sono le stesse famiglie, gli stessi nomi da almeno 20 anni. Non che questa sia una colpa, perché mi rendo conto che chi ha fondato il PD a Manfredonia possa avere anche il piacere di poter stare in quel partito da 20 anni e anche di poter dare delle direttive. Però non va bene il fatto che possa continuare ad andare avanti come un'oligarchia. Si chiama Partito Democratico. Ma lo vedo almeno per il momento poco democratico. Tu sei stata una iscritta, hai partecipato Sì, come io. attivista del partito. Sì, Sentirti ma. dire questo è un po'. Eh sì, perché infatti io mi sono iscritta al PD nel momento in cui, come dicevo prima, ho scoperto la bellezza della politica. Perché l'ho vista dal di dentro. Però poi ho potuto essere molto poco attiva perché non c'era spazio per me, non c'era spazio per tante altre persone. Infatti, molti sono andati via dal partito, sono andati via perché non hanno potuto ritagliarsi degli spazi e questo non va bene. Quindi un partito, il vostro, un movimento, il vostro realmente progressista che abbia l'idea del riformismo e che soprattutto non abbia interessi verso quelle che sono le cosiddette lobby di potere. Quindi all'interno del PD ci sono lobby di potere. Allora, Cioè, questo è quello che deduco io, non vorrei adesso il fare PD di l'agente Manfredonia, provocatore. come altri partiti di vecchio stampo, rispecchia delle logiche vecchie della politica. La vecchia politica è quella io ho preso determinati voti, quindi qui comando io, quindi a me cosa mi spetta, a me cosa mi tocca. Soprattutto. A me piacerebbe che in futuro i partiti potessero veramente pensare a fare qualcosa per la città, oltre che a decidere quale assessorato spetta a Tizio, Caio o Sempronio. È una pecca che c'è in diversi partiti, non solo nel PD, fa parte della vecchia politica, quindi io spero che si riesca a creare qualcosa di nuovo e magari a seminare anche, a far cambiare un po' l'aria, Quindi un po' di rinnovamento. queste tue affermazioni, Maria Teresa, vanno oltre quella che era l'abitudine di pensare a Manfredonia vi fosse un trittico di persone che si interessano di politica e che decidono di volta in volta cosa mi tocca, dove devo andare, da che parte mi devo collocare. Andiamo oltre questa logica. Io lo spero. Io ripeto, non, è proprio, fa parte della vecchia politica, ci vuole aria nuova, Ci vuole aria nuova. ci vogliono nuove idee, nuove proposte, soprattutto non si può ragionare con la politica, perché poi è quello che tiene lontana la gente dalla politica, perché se la gente sa che fare politica significa solo fare qualcosa per se stessi e non per gli altri. La politica non viene ben vista, invece la politica è impegnarsi per gli altri e bisogna ricominciare da questo, far capire che la politica è questo. Ecco, tu sei una donna, tra l'altro molto
attiva, come detto, nel sociale, perché oltretutto fare giornalismo vuol dire avere un impegno sociale, sociale soprattutto perché è rivolto alla città. Pensi di trovare una collocazione politica anche con eventuali candidature per il futuro amministrativo della città? Non mi dispiacerebbe potermi candidare. Dopotutto, fare giornalismo significa già mettersi al servizio degli altri, quindi sarebbe una prosecuzione di quello che io già coltivo come hobby. Quindi io faccio giornalismo anche quando ascolto qualcuno, quando sento qualcuno e scrivo un articolo, oltre che quando racconto la storia di Manfredonia. A me piace poter aiutare gli altri a risolvere dei problemi, mettendo in luce quei problemi, mettendoli in risalto, perché magari non riescono a parlare con le istituzioni. E allora io vedo anche, ho visto anche in questi anni il giornalismo come possibilità di avvicinare i cittadini alle istituzioni, quindi ho fatto da megafono, tante volte lo faccio ancora. Un consigliere comunale, ad esempio, deve avere questo ruolo, deve essere il punto di incontro tra i cittadini e le istituzioni. Benissimo, componenti di questo comitato sono Pasquale Bicelli, Antonio Conoscitore, Vittorio D'Ambrosio e ovviamente Maria Teresa Valente come presidente, quindi sono amici che collaborano con te, con ruoli di organizzazione, con ruoli di conformazione a quelle che saranno poi, a quelli che saranno poi i successivi programmi di questo comitato. Sì, adesso a breve credo faremo le elezioni vere e proprie, quindi Hai parlato di per... 50 iscritti? Sì, e quindi a breve faremo le elezioni per decidere, o meglio, per votare, per eleggere il direttivo del movimento. E quindi io sono presidente pro tempore, quindi poi si avrà il presidente eletto con la definizione dei ruoli, quindi segretario, consiglio direttivo, eccetera. Siamo in itinere, come si Quindi dice, dobbiamo working in progress. aspettarci tutta una serie di attività che non siano solamente politiche da parte di questo comitato, No, sì, ci ma saranno. di Sì. impegno sociale. Impegno sociale, sì. E cercheremo, noi apriremo una sede in Corso Manfredi. Vogliamo che quella sede possa diventare un punto di riferimento per i cittadini che vogliono avere informazioni su determinate situazioni o anche che vogliono essere aiutati a risolvere problemi o che non sanno come pagare la bolletta. Vogliamo diventare un punto di riferimento e quindi una sede in Corso Manfredi l'abbiamo Quindi anche un trovato punto di servizio un punto di praticamente. servizio e anche organizzeremo corsi di musica gratuiti, quindi ragazzi che vogliano cimentarsi con la musica e magari non avevano la possibilità di iscriversi o pagare un corso musicale potranno venire da noi con insegnanti di musica che si metteranno a disposizione gratuitamente. Vogliamo impegnarci a tutto tondo. Bene, aspettiamo allora l'apertura di questo comitato, soprattutto di questa sede. La vostra esperienza ovviamente nasce da quella che è la precedente esperienza vissuta con Emiliano, quindi con Manfredonia, utilizza lo stesso logo Sì, che è stato utilizzato per questa lista civica che ha appoggiato Emiliano. questa è la prima sarà la prima sede in tutta la Puglia, è la prima prosecuzione della lista CON in Puglia. Quindi ci Quindi saranno successivamente anche altre con in tutta la Puglia. Quindi sì, possiamo dire che a Manfredonia è nata la prima sede, sì. un movimento civico che fa capo al governatore Emiliano e che però non so in che modo poi possa presentarsi come alternativo al PD, visto che Emiliano comunque è un esponente del partito democratico, però questi sono i giochi della politica. Qualcuno mi ha riferito che fa parte
dell'associazione anche Angelo Riccardi, l'ex sindaco di Manfredonia. Con che ruolo lo vorreste impiegare, Angelo Riccardi, come papa putativo del movimento, con il suo carico Sicuramente, di esperienza? esattamente, lui vuole stare nelle retrovie, non voleva avere ruoli importanti in questo movimento, però è avere un ex sindaco è sicuramente una risorsa, un valore aggiunto, perché lui, oltre ad essere stato sindaco per 9 anni, è stato assessore, ha ricoperto diversi ruoli e Assessore quindi provinciale, consigliere sì, regionale, lui è quindi. consigliere regionale, lui ha delle informazioni, è un pozzo inesauribile per, anzi, relazioni, conoscenze politiche che possono essere utili anche, cioè se vogliamo cercare di risolvere dei problemi o di capire da che parte dobbiamo andare per determinate cose, sicuramente chi meglio di lui può darci aiuto a capire anche come proseguire, cosa fare. Ascolta, Maria Teresa, siamo in conclusione, ma questa collocazione nell'area progressista, nell'area cosiddetta del centro-sinistra, non è un po' limitativa, visto e considerato che si va, il tentativo della politica nuova è quella di superare il centro-destra e il Allora, centro-sinistra? Vincenzo, onestamente, io non penso ormai, cioè penso che al giorno d'oggi non ci siano differenze nette da una parte e dall'altra. Io penso che siano. Direbbe Marco Rizzo, esponente storico del Partito Comunista, che sono entrambe le due componenti politiche, il centro-sinistra e il centro-destra, due partiti liberali. Io penso che siano le idee quelle che contano, quelle che vanno avanti e quelle che possono essere coltivate. Quindi al di là della sinistra, del centro-sinistra, della destra, del centro-destra, sicuramente siamo un movimento di centro, perché non vogliamo, cioè non siamo né. Cioè, non siamo schierati troppo a sinistra, non siamo schierati a destra, siamo di centro, però vogliamo portare avanti delle idee, poi in futuro vedremo. Benissimo, questo ovviamente fa capire che c'è una evoluzione anche a livello di collocazione politica, che bisogna vedere anche quello che accadrà a Manfredonia nel futuro, perché tutto potrebbe accadere, soprattutto dopo un dominio del centro-sinistra di 25 anni, in attesa che in città si possa tornare al voto e soprattutto in attesa di quelli che saranno i cosiddetti cambiamenti, se Manfredonia vorrà cambiare in qualche modo, perché Manfredonia potrebbe anche rispondere con un ni, ovvero con un'accettazione di quello che è l'esistente, quindi non cambiamo. Voi volete cambiare, quindi cambiare vuol dire andare oltre quelle che sono state le logiche di 25 anni di governo, soprattutto di centrosinistra, Manfredonia. Vogliamo cambiare il modo vecchio di fare politica, quello sì, sicuramente. E poi vogliamo metterci alle spalle questo periodo, questo limbo che c'è in città, in cui Manfredonia è una città orfana adesso, perché non c'è un governo. Quando non c'è un governo, per quanto possano impegnarsi i commissari, dei commissari straordinari a Manfredonia come in ogni altra città, quando non c'è un governo, un'amministrazione eletta, alla fine è una città orfana, quindi vogliamo, superare anche questa fase. Benissimo, noi arriviamo invece alla conclusione, ai saluti. Vogliamo aggiungere qualcos'altro di quello che non è stato detto o casomai che non ti è stato chiesto? Vincenzo, penso che mi hai chiesto anche di Anche più. di più. Va Sì. bene. Maria Teresa, io ovviamente ti ringrazio, ti Grazie a te. faccio
gli auguri per, anzitutto per il tuo lavoro, poi per il tuo impegno sociale di giornalista e soprattutto per questa nuova avventura, definiamola di impegno, ma soprattutto politica, che è con questo comitato civico con Manfredonia. Ovviamente spero di poter avere ulteriori notizie delle attività di questo movimento e quindi spero di averti ancora come ospite di questo nostro programma. Grazie Vincenzo. Bene, grazie a tutti i telespettatori, a coloro che sono stati in collegamento con noi anche sulla pagina Facebook, l'appuntamento è rivolto alla prossima occasione. Grazie.